In compagnia di coach Cadeo, allora coach, un bel derby, una bella partita, un commento a caldo della stessa da parte sua. Sì, ma intanto devo dire che l'ambiente è stato veramente ospitale e si è potuto giocare tranquillamente a pallacanestro, anzi piacevole devo dire. Poi il fatto di aver vinto sicuramente è anche un po' magari di tendenza. Sì, una partita, non me l'aspettavo onestamente una partita del genere, anche se quando la posta in palio è importante in questo caso, specialmente per Molfetta, ma anche per noi in settimana avevo detto che appunto non dobbiamo abbassare la guardia, il campionato è ancora lungo. Quindi è stato altalenante questa partita, non so, mi ha dato l'impressione che tutte e due le squadre abbiano giocato una partita che non era quella che si aspettavano. Non so i motivi, ma noi abbiamo fatto in parte quello che volevamo fare e penso che anche Molfetta gli sia successo questo, però è un'ipotesi, ecco. Per quanto riguarda invece la sua squadra, da esterno ho notato che i suoi giovani, ci sono parecchi giovani nel roster, ma nei momenti decisivi sembrano dei veterani, restano tutti freddi. Uno su tutti, Bonfiglio, oggi determinante. Quanto è importante per esempio il suo recupero, dato che veniva da un periodo un po' altalenante? Ma intanto devo dire una cosa, che abbiamo avuto qualcosa da tutti in momenti diversi. Tranne forse un paio di giocatori che sono stati abbastanza costanti. Il discorso di essere freddi o di giocare queste palle importanti giovani, io ho la mia filosofia che si discosta un po' da quello che è il tradizionale, che si tende ad avere dei giocatori di esperienza vicino ai giovani per farli crescere, ed è vero in parte, ma poi quando è il momento di giocare le palle importanti le devono giocare quegli esperti. Io non sono di questa idea, nel senso che devono essere giovani e perché devono fare 38 minuti e poi dopo quando è il momento, cioè se devono crescere sono quelli i momenti importanti, non il primo tiro quando noi ogni volta che prendevamo la palla facevamo canestro a tre punti, quello è abbastanza facile, c'è ancora tanto tempo. Invece sono dell'idea che questa cosa sia importante, i giovani che giochino queste palle importanti alla fine, i ragazzi sanno che la penso così e oggi è andata bene, poi ci sarà la serata che magari faranno degli errori banali. Evidentemente la sua filosofia è vincente perché la sua squadra è lì nelle posizioni alte a lottare per un posto playoff, a salvezza ormai raggiunta matematicamente, guardate con interesse a quella zona lì? Ma noi ci siamo detti, intanto testa bassa finché non c'è la salvezza sicura. Poi se durante il campionato ci troviamo ad avere la possibilità di fare un passettino, sicuramente non ci tireremo indietro. E poi io credo che al di là degli obiettivi che è giusto che una squadra debba avere, intanto faccio un passo indietro, non è solo la mia filosofia vincente quest'anno così, ma devo dire che è stato tutto un insieme di fattori, dal custode al palazzetto al presidente che ha aiutato questa squadra a crescere, quindi è da dividere questa situazione la squadra. E invece, oltre agli obiettivi, come stavo dicendo, penso che sia importante comunque che i giocatori hanno scelto questa professione, questo gioco e questo spirito, e tutte le volte che si scende in campo bisogna giocare per divertirsi e per vincere. Non si può, adesso noi saremo salvi, magari non andiamo nei playoff, allora le ultime tre partite giochiamo così. È di una tristezza immensa e se per caso dovesse succedere questa cosa a uno dei miei giocatori sicuro che non gioca, non obbligo nessuno ad andare a venire in panchina, a venire a giocare, non per lo scout, non perché devono far vedere che gioca. Chi entra in campo deve divertirsi prima di tutto e dare tutto al di là della situazione in classifica. Ok, ti ringrazio, in bocca al lupo, coach.